Cari ragazzi di quarta, iniziamo a parlare della Rivoluzione francese. Rivoluzione francese che scoppia, come tutti sanno, nel 1789. Vedremo però anche quali sono le cause della Rivoluzione francese che naturalmente affondano in periodi ben precedenti al 1789. Quando scoppia una rivoluzione? Molti storici hanno messo in evidenza che in età moderna una rivoluzione nel senso vero della parola, una rivoluzione di popolo, una sollevazione di milioni di persone che non sopportano più la vita, le ingiustizie e il sistema in cui vivono, una rivoluzione non scoppia in un paese totalmente arretrato, primitivo, ignorante. Spesso una rivoluzione scoppia in un paese, in quei paesi che sono rimasti arretrati e ignoranti rispetto ad altri paesi e che magari sono rimasti arretrati e ignoranti in parte. Paesi, cioè, che si stanno modernizzando. Spesso una rivoluzione non scoppia quando un paese è statico, quando un paese è abbandonato alla propria miseria, senza che nulla stia cambiando. Una rivoluzione spesso scoppia proprio quando un paese arretrato si sta modernizzando, si sta arricchendo. Questo è proprio il caso della Francia. La famosa rivoluzione francese alla fine del Settecento. La Francia era un paese in cui esistevano enormi contraddizioni. La Francia era un paese ancora agganciato al cosiddetto antico regime, ancien régime in francese. L'antico regime era il regime feudale, il regime del privilegio, il regime della distinzione in ceti o ordini o stati. Francia era immersa nell'ancien regime da un punto di vista giudiziario, da un punto di vista economico, da un punto di vista giuridico, però vi erano aspetti della Francia che già stavano superando l'antico regime, volevano superare l'antico regime per approdare ad un modello borghese, capitalistico, democratico, con il riconoscimento della libertà e dei diritti dei cittadini. Quindi era un paese pieno di contraddizioni, vi erano sacche di arretratezza medievale e una parte della popolazione che ancora aveva un pensiero, un'ideologia aristocratica, proprio di stampo feudale, di stampo medievale. Un'altra parte del paese, invece, era colta, progressista, amante della nuova scienza. Aveva sviluppato idee borghesi capitalistiche. La crassa nobiltà dei nobili, molti dei quali non sapevano neanche scrivere correttamente la loro lingua madre in francese, strideva con la modernità delle idee dei filosofi illuministi. C'era stata, ricordate, la grande diffusione della filosofia dei lumi, la filosofia della ragione. Anche se guardiamo la Francia da un punto di vista economico, notiamo queste enormi contraddizioni al suo interno. Cioè una Francia ancora arcaica da un punto di vista economico,
all'interno della quale però si sviluppano isole di industrializzazione, di progresso economico e di produzione molto forti, molto moderne. Queste isole di industrializzazione vengono in qualche modo inibite, vengono in qualche modo bloccate dalla legislazione feudale, dai privilegi, dalle limitazioni al libero commercio. E quindi qui si scatena uno scontro tra forze vecchie e tra forze nuove. Se per esempio paragoniamo la Francia all'Inghilterra, che per molti dei rivoluzionari francesi sarà un po' il modello da raggiungere, vediamo che alla fine del Settecento, mentre l'Inghilterra era totalmente industrializzata, la Francia era industrializzata soltanto in parte. In Inghilterra ormai si stavano diffondendo le macchine, mentre in Francia il macchinismo, i telai meccanici, i filatori meccanici erano molto in ritardo. Tuttavia, vi erano dei settori in Francia che potevano essere considerati superiori nella loro produzione a quelli dell'Inghilterra. La produzione del ferro era maggiore in Francia che in Inghilterra, un po' a sorpresa questo dato. La seta, ricordate che l'Inghilterra, la metto alla sinistra, aveva un primato mondiale nella produzione di tessuti di cotone, ricordate il boom dei cotonifici industriali inglesi. Però non c'era niente in Inghilterra che potesse rivaleggiare con gli enormi, modernissimi setifici di Lione e di altre città francesi. La produzione di carbone, di macchine a vapore, era ridicola in Francia, mentre era enorme in Inghilterra, diciamo, Gran Bretagna. Quindi il cotone e il carbone erano senz'altro molto più sviluppati in Gran Bretagna, però per quanto riguarda il ferro, la seta oppure lo zucchero, il caffè che venivano prodotti, vi ricordate, ad Haiti, comunque nelle Antille francesi, anche qui sovrastavano la produzione inglese. Quindi vedete, la Francia non era un paese industrialmente ed economicamente arretrato, vi erano anzi dei settori in cui la Francia superava anche l'unico vero paese industrializzato all'epoca, cioè la Gran Bretagna. Accanto a queste eccellenze francesi vi erano settori ancora estremamente primitivi e arretrati. Basta pensare all'agricoltura. L'agricoltura francese era ancora un'agricoltura premoderna, un'agricoltura pre-industriale. Vi era ancora l'open field, le terre non erano recintate, i concimi erano molto scarsi, il foraggio non si era ancora diffuso, a differenza dell'Inghilterra. Vi erano ancora moltissime terre abbandonate, non sfruttate adeguatamente. Vi era ancora il maggese improduttivo, al posto della grande proprietà capitalistica inglese sfruttata al massimo, vi era ancora la piccola proprietà a gestione familiare, la piccola conduzione familiare, piccoli affittuari. Quindi le macchine agricole erano molto scarse, quindi è chiaro che l'agricoltura francese era ancora in un'epoca preindustriale, gli animali erano pochi, anche perché i concimi erano scarsi. Ricordate quella situazione che noi abbiamo descritto quando abbiamo parlato dell'industrializzazione inglese e abbiamo delineato il quadro precedente all'industrializzazione. Quindi l'agricoltura andava male in Francia, non riusciva l'agricoltura ad accumulare quei capitali da investire poi nell'industria. Il problema era anche un problema politico e giuridico. Non vi era il libero mercato in Francia, a differenza della Gran Bretagna, perché l'antico regime
aveva una serie di privilegi e di blocchi che non favorivano l'espansione capitalistica. La società, a differenza dell'Inghilterra, era divisa rigidamente in tre ordini, o stati, o classi. Prima la nobiltà o l'aristocrazia. In realtà il primo ordine vero e proprio è quello, del clero, degli ecclesiastici. I due ordini privilegiati, il clero, gli ecclesiastici, la nobiltà oppure l'aristocrazia, hanno più o meno gli stessi privilegi, mentre invece tutto il resto, il terzo stato, borghesi, mercanti, contadini, liberi professionisti che non avevano alcun titolo nobiliare, terzo stato non aveva nessuno dei privilegi degli stati privilegiati, anzi il terzo stato, soprattutto i contadini, subivano una serie di servitù feudali. Non esisteva un'astrazione unica chiamata cittadino francese. Il cittadino francese apparteneva a ciascuno di questi tre stati e aveva delle regole, delle leggi, una giurisdizione, un trattamento economico completamente diverso dagli altri cittadini francesi a seconda dello stato e del ceto a cui apparteneva. Quindi c'era una rigida gerarchia che non corrispondeva, attenzione, alla classe economica, ai soldi, all'arricchimento. Era una gerarchia di tipo feudale, di appartenenza. Ecclesiastici o nobili potevano essere anche molto poveri, tuttavia mantenevano i privilegi del loro stato. Appartenenti al terzo stato, ad esempio borghesi, ma anche contadini, potevano essere molto ricchi se erano proprietari, eppure pur essendo molto ricchi, non potevano cambiare la loro collocazione giuridica, facevano sempre parte del terzo stato. I privilegi giuridici e fiscali dei primi due stati si traducono in servitù giuridiche e fiscali da parte del terzo stato. Sono moltissimi questi privilegi feudali. Per esempio, il clero. Adesso noi ripetiamo cose che abbiamo detto parlando del sistema feudale nel nostro corso di storia, però è importante averle sotto gli occhi per capire qual è la situazione nella quale si verifica la rivoluzione francese e quali sono le cause della rivoluzione francese. Il clero, gli ecclesiastici, avevano dei tribunali ecclesiastici riservati anche per i delitti, anche per i delitti, per i crimini più gravi. I sacerdoti non venivano giudicati da tribunali pubblici, da tribunali dello Stato, venivano giudicati da tribunali ecclesiastici. Si facevano i processi da soli. Molto spesso, ovviamente, questi tribunali ecclesiastici favorivano i preti, favorivano coloro che erano sotto la loro giurisdizione e quindi spesso non pagavano la pena. Non pagavano la pena che gli altri cittadini francesi avrebbero dovuto scontare. Non pagavano le tasse. Questa è una cosa veramente incredibile. La Chiesa, nonostante tutti i tentativi precedenti, vi ricordate, quelli di Luigi XIV, anche quelli di Luigi XV, ne abbiamo parlato. Il clero scandalosamente aveva enormi proprietà, ricchezze, terre, proprietà immobiliari, non pagava assolutamente le tasse, anche quando si arricchiva. Il clero possedeva moltissime terre che faceva lavorare dei contadini, si arricchiva, aveva una rendita, non pagava assolutamente niente. Al posto delle tasse vi era un dono gratuito, che significa di solito ogni 5 anni la Chiesa francese dava una somma allo Stato, ma in maniera volontaria, non come una tassa imposta, veniva chiamato dono gratuito, di solito ogni 5 anni, perché sembrava ingiusto, sembrava un affronto che la Chiesa dovesse essere sottomessa allo Stato da un punto di vista fiscale. Voi potete immaginare che questo dono gratuito, volontario, ogni 5 anni
fosse ben poca cosa rispetto alle ricchezze della Chiesa. Moltissime terre erano inalienabili. Ricordate che abbiamo parlato di questo quando abbiamo parlato dei fisiocrati, che si lamentavano appunto della persistenza di questi diritti feudali antieconomici. La antieconomicità della proprietà ecclesiastica era enorme perché la proprietà ecclesiastica era inalienabile. Anche se non veniva sfruttata, veniva lasciata in abbandono, non poteva essere venduta, non poteva essere sequestrata per debiti. Che interessi avevano i vescovadi, i monasteri, le abbazie, i conventi, tutti gli enti ecclesiastici che possedevano moltissime proprietà agricole, moltissime terre in Francia a farle fruttare? Non avevano nessun interesse, tanto prendevano la rendita dai contadini, non pagavano le tasse. Potevano permettersi di lasciare la loro terra in abbandono e se io, borghese, volevo per esempio acquistare una terra ecclesiastica per farla fruttare, non potevo neanche farlo perché quella terra era inalienabile, non poteva essere ceduta. Magari anche se l'ente ecclesiastico avesse voluto cederla, venderla, non poteva. Quindi in Francia, come in tutti i paesi cattolici, a differenza dei paesi protestanti, c'era questo problema. Moltissime terre non appartenevano ai privati, appartenevano alla Chiesa o agli enti ecclesiastici che le lasciava in totale abbandono. Questo era un danno immenso all'economia, naturalmente. I privilegi dell'aristocrazia erano tantissimi, il feudalesimo era pienamente operante in Francia, anche se si trattava di un feudalesimo odioso perché era soltanto un feudalesimo economico, non era più un feudalesimo militare, quello originario, quello medievale, in cui almeno poteva avere un senso dare dei privilegi, dare dei servigi all'aristocrazia. In quanto l'aristocrazia ti garantiva militarmente, ti proteggeva militarmente, il feudalesimo militare era diventato soltanto un feudalesimo economico e quindi veniva visto un po' da tutti quelli che lo subivano come un'assurdità, come qualcosa di anacronistico, come qualcosa di pienamente ingiusto. L'aristocrazia nelle proprie terre aveva addirittura ancora dei diritti di giustizia, vi ricordate? Non tanto l'alta giustizia, ma la bassa giustizia. Quindi gli aristocratici nelle loro terre erano magistrati, facevano processi, decidevano delle sentenze sulla bassa giustizia. Potevano essere anche aristocratici che si erano comprati il titolo comprandosi anche quella terra, ricordate, i nobili di toga o di spada, avevano il diritto esclusivo di caccia. Il terzo stato, i borghesi, i contadini, non potevano cacciare, soltanto gli aristocratici potevano andare a caccia. C'erano le odiose corvée, prestazioni di lavoro gratuito, erano diminuite, spesso si registravano soltanto 5 giorni all'anno di corvée, ma per 5 giorni i contadini dovevano lavorare gratuitamente per gli aristocratici. Vi erano le banalità, i diritti di banno. Stiamo parlando proprio di cose che non erano molto cambiate dal feudalesimo dell'anno 1000, le banalità. Non solo i contadini dovevano pagare una certa cifra se usavano il mulino, il frantoio, la strada o il ponte all'interno della proprietà del signore, del nobile, ma molto spesso i contadini erano costretti a usare quel mulino, quel frantoio o quel ponte. Erano costretti, erano legati fisicamente al Signore, non potevano andare da un'altra parte e usare un altro mulino, è così. Le decime, i contadini lavoravano
dovevano dare una parte del loro raccolto al signore che non lavorava. Le decime venivano anche chiamate canoni, censi. Decime significa la decima parte del raccolto, ma non sempre le decime erano pagate in natura, a volte erano pagate in denaro. In ogni caso costituivano una rendita da parte di ceti parassitari, i primi due, gli ecclesiastici e gli aristocratici, che non lavoravano, percepivano queste rendite, queste decime dai contadini. Vi erano alti gradi dell'amministrazione dell'esercito in cui se tu facevi parte del terzo stato non potevi accedere nei gradi più alti, soltanto i due ceti privilegiati potevano arrivare ai gradi dirigenziali dell'amministrazione statale oppure dell'esercito. I posti più importanti, i posti di comando erano garantiti a loro, erano riservati ai ceti privilegiati. Le servitù fiscali di borghesi e contadini erano a volte veramente singolari. Borghesi e contadini, anche molti contadini, attenzione, possedevano la terra come proprietà privata. Contadini che si erano arricchiti avevano acquistato la terra. Vi era solo una piccola parte di contadini in Francia all'epoca che erano giuridicamente servi. La maggior parte dei contadini era libera, possedeva una proprietà privata, a volte era anche agiata da un punto di vista economico. Che cosa succede? A differenza della proprietà privata dei ceti privilegiati, la proprietà privata di borghesi e contadini era soggetta ha delle servitù giuridiche e economiche, fiscali, che davvero a pensarci oggi sono veramente assurde. Cosa succedeva? Se tu non eri un nobile, molto spesso la tua proprietà privata veniva considerata proprietà utile, agganciata ad un'altra proprietà che veniva chiamata proprietà eminente, che invece apparteneva a un aristocratico o a un ente ecclesiastico, cioè comunque a un ceto privilegiato. Questa cosa sembra assolutamente strana. L'idea era nulle terres sans seigneur, nessuna terra senza signore. L'idea era che anche se io, contadino, possedessi una proprietà privata, vi era alle spalle, alla base di questa proprietà privata, la mia che mi è considerata proprietà utile, un diritto di proprietà eminente, cioè c'era qualcun altro, un aristocratico per esempio, che possedeva la proprietà eminente sulla mia proprietà, che quindi era considerata soltanto proprietà utile. Lo so che sembra completamente assurdo questo fatto. Si supponeva che qualunque pezzo di terra, anche quando era piena proprietà di un contadino, magari da generazioni, da tantissimo tempo, che questo pezzo di terra, originariamente, secoli e secoli prima, derivasse da una concessione, da un privilegio feudale che un aristocratico aveva fatto a quel contadino. Quindi quel contadino aveva la proprietà privata, però era soltanto proprietà utile. Doveva pagare delle tasse che si chiamavano lod evens, lod e ventes, in francese si chiamano lod, questa è la congiunzione, lod evant, scritto così, lod evant. Doveva pagare queste tasse a un aristocratico, ma come non è la mia proprietà privata? Sì, ma è solo proprietà utile. E in realtà alla base della tua proprietà privata, che è utile, c'è un diritto di proprietà eminente che appartiene a qualcun altro. E quindi, in caso di acquisto, attenzione, o in caso di successione ereditaria, ogni volta che la proprietà privata del contadino veniva lasciata in eredità al figlio, all'erede, agli eredi, oppure veniva venduta,
bisognava pagare una tassa, un assurdo privilegio economico fiscale feudale, l'odavant, a chi possedeva la proprietà eminente. Attenzione, chi possedeva la proprietà eminente molto spesso era un signore, un aristocratico, che non abitava neanche là, che non dava nessun servizio, nessuna protezione al contadino. Vi erano delle antiche carte, dei documenti che diceva che il tale signore, che magari abitava a 200 a 500 km di distanza, aveva la proprietà eminente su questa proprietà privata che quindi era solo utile, era agganciata a una proprietà eminente di un aristocratico del tutto sconosciuto e siccome aveva ereditato una carta da secoli e secoli, doveva ricevere. Ogni volta che ci fosse stato un acquisto, una successione, questi lo levanto, capite? Senza neanche conoscere il contadino che lo pagava. Una cosa simile valeva anche quando non vi fosse la proprietà eminente, cioè la mia proprietà privata è sia proprietà imminente sia proprietà utile, non devo pagare niente alla proprietà imminente. No, però c'è comunque una tassa che devi pagare allo Stato, anche quando non c'è una proprietà imminente che sovrasta la mia proprietà privata. Se io appartengo al terzo Stato, sono un borghese o sono un contadino, in caso di vendita o di successione, devo pagare questa volta allo Stato il Frankfiff, il cosiddetto feudo franco, capite? È una servitù fiscale di tipo feudale. Se io sono un aristocratico o un ecclesiastico, faccio parte dei primi due ceti o stati privilegiati, non pago niente. Se invece io ho una proprietà privata, del tutto analoga a quella degli ecclesiastici aristocratici, ma non sono un ceto privilegiato, sono il terzo Stato, sono un mercante, sono un commerciante, sono un avvocato, sono un contadino, sono un proprietario terriero borghese, allora, mentre i primi due stati non devono pagare niente di tasse, di successione e di tasse per l'acquisto, quando io acquisto oppure lascio in successione, se sono del terzo stato, devo pagare una tassa che i primi due stati non pagano, questa volta allo Stato, cioè il feudo franco, il Frankfiff. Queste cose erano considerate assurde e ingiuste da parte del terzo stato, ma anche da parte di molti ecclesiastici o aristocratici illuminati, perché come vedete sono delle disparità, delle discriminazioni che davvero non hanno senso. Quindi questa era la situazione. In Francia non c'era una nobiltà illuminata, una nobiltà capitalistica come in Inghilterra. Gli aristocratici in Inghilterra, ricordate, i piccoli nobili di campagna, ma anche grandi proprietari, fanno fruttare le loro terre, si mettono a lavorare, vogliono guadagnare capitalisticamente, sono affaristi, vogliono far fruttare la propria terra. Invece, la maggior parte della nobiltà francese, abbiamo visto, lasciava la terra in abbandono, comunque non la sfruttava più di tanto. Perché era un'aristocrazia che per sua mentalità non voleva lavorare, era una nobiltà tradizionalista, restia, refrattaria al lavoro, a differenza dei nobili inglesi, e quindi anche per una questione di mentalità. La proprietà nobiliare, ecclesiastico anche, abbiamo visto, la proprietà nobiliare, ma anche quella ecclesiastica, spesso era abbandonata o sfruttata poco, veniva utilizzata per andare a caccia, per organizzare tornei, per costruire bei giardini, ma non tanto per produrre. Se qualcuno voleva produrre, fosse un aristocratico, ma soprattutto un borghese, un appartenente al terzo stato, aveva grossi problemi a fare impresa. C'erano dazi, barriere doganali dovunque, all'interno della Francia,
dazi, barriere doganali, bisognava ogni volta che trasportavi una merce, dovevi pagare qualcosa, superavi un confine di una provincia, di un comune. Come si fa a instaurare un libero mercato a livello più ampio, nazionale, se ogni volta che mi sposto devo pagare questi privilegi fiscali che sono anche appunto costituiti da dazi, da barriere? L'idea dei fisiocrati di aumentare la produzione di grano, vi ricordate, attraverso il libero mercato, era un'utopia finché esistevano dazi e barriere doganali che impedivano il trasporto delle merci a lunga distanza perché le rendevano troppo costose. Vi ricordate che i fisiocrati infatti volevano abolire dazi, barriere, tutti questi tipi di privilegi, c'erano dogane interne tra le varie regioni. Le finanze, l'amministrazione delle finanze era corrotta. Ricordate che il potere assolutista avrebbe voluto gestire l'amministrazione, la raccolta delle tasse in prima persona attraverso gli intendenti, dei funzionari di Stato, ma questo programma assolutistico non era stato realizzato. Lo Stato francese sarebbe andato in bancarotta senza l'uso dei fermier, degli appaltatori privati delle tasse. Erano dei privati che prendevano le tasse dai cittadini e davano una parte di questi soldi allo Stato, naturalmente soltanto una parte. Un appaltatore fiscale privato teneva la maggior parte dei soldi per sé e non veniva controllato. Quindi, poi questi appalti o le tasse erano diverse da regione a regione. Questo danneggiava l'economia. La vera unificazione economica della Francia non fu mai fatta, il programma di Luigi XIV non fu portato a termine. Quindi le tasse erano differenti da regione a regione, da città a città. Questo provocava ovviamente degli squilibri, dei problemi. Lo Stato non aveva altro sistema che basarsi su questi farmieri, sugli appaltatori privati che ricevevano questo titolo, ricordate, questo ufficio, erano soprattutto nobili di roba o di toga, si occupavano loro di prendere le tasse dai cittadini, di darne una parte allo Stato e erano corrotti, rubavano, facevano discriminazioni, differenziavano, facevano dei favori ai loro amici e così via. Quindi era una gestione delle finanze pubbliche molto, molto corrotte. Il problema del debito pubblico. Abbiamo visto che la vera motivazione che fece franare la Francia, fece scoppiare la rivoluzione del debito pubblico. Il debito pubblico aumentò moltissimo a partire dal 600. Ricordate tutte le guerre del 600 e poi del 700 da parte della Francia, che noi abbiamo giudicato inutili, che non davano alla Francia un vero vantaggio, anche quando la guerra veniva vinta. Il debito pubblico era enorme e in particolare era stato, attenzione, enormemente aggravato dalla guerra di indipendenza americana. La Francia aveva aiutato gli insorti americani a diventare indipendenti, a diventare Stati Uniti d'America, a staccarsi dalla Gran Bretagna nella guerra del 78-83. Aveva speso un sacco di soldi, aveva aumentato, incrementato enormemente il debito pubblico, la Francia, in una guerra alla fine della quale la Francia non aveva ottenuto assolutamente niente, se non piccole isole, territori assolutamente insignificanti. Quindi c'era un debito per le spese di guerra, l'ultima guerra era stata veramente costosissima. Pochi anni prima dello scoppio della rivoluzione portò il deficit pubblico
ad una cifra incontrollabile, incolmabile. Le spese pubbliche erano enormi. Abbiamo già visto, vi erano ceti privilegiati che ricevevano soldi senza pagare tasse. Questo ovviamente aggravava il bilancio dello Stato. Basta pensare a Versailles e ai migliaia di nobili cortigiani di Versailles che dovevano essere mantenuti in tutto e per tutto. E le spese per mantenere comunque anche le strutture, gli enormi giardini della reggia erano immense. Quindi spese pubbliche veramente inutili, che non creavano lavoro, spese per fare delle guerre del tutto inutili, spese per mantenere ceti privilegiati, per mantenere la corte di Versailles e tutti i migliaia di nobili che erano intorno alla corte. Quindi un debito pubblico stratosferico. Voi direte, è così? Scoppia la rivoluzione francese. Non è così automatico, perché in realtà, noi vedremo nella prossima lezione, sì, la rivoluzione francese scoppia appunto a causa di queste ingiustizie, a causa di queste contraddizioni, a causa di questi problemi economici e dalla volontà da parte della maggioranza della nazione francese di ribellarsi a questo stato di cose che in una sola espressione possiamo chiamare ancien régime, antico regime. Però prima che la rivoluzione scoppi, attenzione, il nuovo re Luigi XVI, che succede al padre Luigi XV nel 1774, cercherà di fare delle riforme, nominerà dei ministri delle finanze con il compito di far pagare le tasse anche ai ceti privilegiati, di modernizzare la Francia, di migliorare la situazione dell'economia. Luigi XVI ci aveva almeno provato. Lui pagherà per tutti, perché come sapete sarà il sovrano che finirà alla ghigliottina, sarà ucciso dai rivoluzionari, ma lui non è responsabile più dei suoi predecessori, anzi, i sovrani che erano venuti prima di lui avevano creato una situazione insostenibile che Luigi XVI aveva ereditato e che tentò di risolvere senza riuscirci. Lo vedremo la prossima volta.